Ciao a tutti, un bacio a tutti. Sono stanchissima, dice Erika. Quando mai tu sei nata stanca? No, io non sono nata stanca, però la mattina fa freschetto e adesso c'è un caldo fuori, ma un caldo incredibile. Mi si è rotta l'unghia e fortunatamente non mi si è rotta la prima falange perché ho dato una tramvata enorme sui fornelli, quindi quella mi è saltata l'unghia e fortuna di Cerica, ma a noi che ce l'ho, no, ve lo dico perché la devo rifare, devo accorciarle tutte, le faccio sulle mie, mi sono stufata, nel senso che, oddio che caldo, nel senso che sono scena, sembra che non c'ho un'unghia, ma è qui, è carina, è bellina e sono anche contenta d'avercela, però la devo coprire perché così non me se può guardare, perdonatemi. Allora, sono andata all'Eurospin, c'è cioè l'offerta della colazione. A me non mi interessa manco un pippo perché, meno male, tra ciambelloni, marmellate, diciamo che cioè ciambelloni me li faccio, marmellate sono a posto, il burro ce l'ho, e pan bauletto non li prendo, quelli dolci che costano in offerta uno e non mi ricordo. Però in offerta c'è la colazione. È il periodo della colazione, quando è il periodo della colazione tutto il resto ti stacca le orecchie, però ci sono andata perché c'erano, ah, mi cade il pane, beh sì, perché ho preso anche il pane francese lì all'Eurospin piccolino e l'ho appoggiato lì, ma sento che scrocchia, ciao. Allora, le crepe e i pancake che fanno in edizione limitata, mentre c'è in edizione limitata quando c'è la colazione. Il pane è vivo. La colazione è un'offerta che non fa sempre e che mi interessa poco, ma da quando hanno tirato fuori le crepe, i pancake che la volta scorsa non li ho presi, adesso li ho voluti prendere. Diciamo che io li ho provati e mi ci sono trovata bene. Costano 1,49 euro o 1,50 euro. Sono queste crepe dolce e salata che io ho già utilizzato. Sono 10 o 11 di più. Quante sono? Non mi ricordo. Sono due etti. Resta il fatto che vi dico subito una cosa: sono fresche. Queste da entro aprile, bisogna il 6-4 bisogna finire. Queste vanno cotte, cioè vanno messe in una padella antiaderente, cioè tu non le puoi aprire e utilizzare. Ecco, gli devi dare un'asciugata, capito? Una mesciata. Prendi la pentola antiaderente, la fai riscaldare bene. Non so se ci devi mettere una noce di burro, di aprire la confezione e lasciarla a temperatura ambiente per agevolare la separazione delle crepe. Ma qua c'era scritto, ma queste diverse però, l'altra volta. Ah, sì, certo. Allora, prima di utilizzare, lasciare fuori dal frigorifero a temperatura ambiente così le crepe si staccano. Poi bisogna cuocere per circa un minuto prima di mangiarle praticamente. Quindi io che cosa faccio? Le scotto, così proprio in padella antiaderente, e poi le farcisco. Ecco, se devo fare una farcia salata la faccio e poi metto al forno. Se la devo fare fredda invece dipende da quello che ci devo mettere. Ecco. E l'uso che ne faccio è questo. Quindi ne ho presi due. Io l'altra volta l'ho utilizzata sia per il dolce che per il salato e mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho voluto riprendere. E questa volta mi sono presa anche i pancake tre etti, rimuovi dalla confezione e scalda nel tostapane. Oh, ma che carino! Nel tostapane, oppure in microonde per 30 secondi a 800, oppure in forno. Guarnisci il tuo pancake con frutta, sciroppo d'acero, topping, e lo voglio fare per Giulia, infatti c'è scritto, ma io con la fretta, non erano molti, quindi la gente gli è piaciuta questa cosa, ma io per farci fare merenda a Giulia, anche colazione, con un attimo nel tostapane e ce li uso, quindi questo diciamo. Poi mi sono presa la mia carta forno in fogli, perché io ci rimango comodissima con questa qui in fogli, perché sono molto grandi. Mi sono presa 79 centesimi la pasta brisée e la pasta sfoglia rettangolare per rifarmi le girelle. Ma ragazzi, ma sai quanto sono buone? Incredibili. E poi le arance, queste qui rosse, sanguinello, queste qui che vengono dall'Italia. Non riesco a leggere perché Catania?
Non riesco a leggere perché è tutto cancellato la scritta. Però queste qui, le arance rosse, sono quelle che io preferisco, sono quelle che mi piacciono di più, sono quelle che io prendo. Poi, questo ve l'ho detto, ho preso questo sacchettino, 1,50 euro nemmeno. No, non 1,50 euro di meno, mi ricordo. Due classiche, due chips e due croccanti. Questi qua per Giulia, perché quando fa, sono pacchettini piccoli, quando fa la merenda, anche che sta davanti al computer, c'è da fare qualche lavoretto, spizzica, stuzzica. E quindi io ho preso questo. Poi ho preso questi grissini normali ai cereali, se no c'è anche col sesamo, ma siccome mi sembra che il sesamo a Giulia non ne va matta, ho preso questi qua ai cereali. Poi 95, 99, non mi ricordo, centesimi, ho preso queste mini gallette di mais senza glutine, non fritte. Queste per spizzicare mi gusta. Il mio inseparabile pan bauletta, anche perché questo tostapane della Cirmi, voi non potete capire quanto è buono, è buonissimo. Le fette sono proprio, sembra una pubblicità, proprio perfette sono tostate. E quindi la mattina Giulia burro e marmellata, potete capire come se piovesse. Mi sono ripresa 1,99 euro questo risotto di mare, è buonissimo, ci faccio il sughetto, ci faccio la spaghettata, quindi favoloso. Il mio amico inseparabile Buffon. Sì, questo qua mi ci trovo proprio bene. Allora, queste salviette, sì, poi Erika, queste striscette sono larghe, invece a volte le trovo anche alla metà, non serve a niente. Perché che uno che è cosparsa di baffone, per dire, no? Dice, Erika, ma come stai messa? No, però il baffone è il baffone. Oh, adesso sono io. E questa l'ha fatti per me in tutta Italia? E su, diciamolo com'è la storia. E questo qui, a meno che non sei bionda slavata e che può, te se può vedere pure, sei proprio spelata di natura, madre natura ti ha detto tu vai libera e bella spelata, core de mamma, e hai vinto il lotto e non lo sai. Noi brune, noi more, noi rosce, ci dovemmo scappare, perché sennò via li zeppi che non finisce più. Quindi, non diciamo cosa, io non li faccio mai. Cosa non fai mai? Cosa non fai mai? Non diciamo che a meno che madre natura non ti ha graziato, il 95% della popolazione si fa il baffon. Ecco, e il baffon dell'Eurospin, io invece trovo bene perché è piccolo, non è, no, scusate, è largo, non è sottile, stretto, che dopo quando tu vai a passare te ne lascia sempre un pochetto. Questo è un video per noi donne more o rosce, io c'ho tutto e quindi ecco. E poi, cosa che mi piace tanto, sono queste salviettine qua, che sono belle, rinfrescanti, profumate, e mi piace, ed è l'unico che secondo me vale la pena. Vale la pena, quindi questo l'ho fatto. Poi, che vi devo far vedere? Ah, allora, io sono andata anche all'acqua e sapone, poi vi farò vedere che mi sono comprata, mi sono fatta il regalo, Io mi sono fatta... Io mi sono fatta il regalo, ve lo devo far vedere. Mi sono presa il castano chiaro, il mio, e per togliermi sto colore grigio de topo dell'Andalusia, mi hanno detto di prendere anche il mogano. De mischia, de fa un pappone. A forza de impapponà, te dà quel riflesso, perché io il castano chiaro me lo assorbe tantissimo. Se prendo il ramato divento roscia. E secondo me, a meno che madre natura non ti ha graziato con un incarnato che te lo può fare, a meno che madre natura non ti ha graziato con l'incarnato, ma sei bello come il sole che non te si può guardare, a meno che tu non abbia una base rossa, come posso essere io che sono rossa lentigginosa, il roscio o l'arancione sta bene solo alla cantante Noemi e a Rita Pavone. Il resto della popolazione l'ha riettato lumare in tempesta, non si può guardare, non si può guardare. Quindi, a meno che non siete Noemi, Rita Pavone, è una piccolissima percentuale, il capello arancione sulla testa non si può guardare. E lo stesso il rosso, già il rosso è un po' più frizzo, ma l'arancio
Non si può guardare. Io col ramato esco fuori rossa, arancio, pel di carota, che non mi si può proprio vedere, che io sono rossa, perché io quando non mi tingevo i capelli ero bionda, castana e rossa, sembravo tinta, erano capelli meravigliosi. Adesso è topo morto, è morto, questo è morto, non c'ha più niente, non c'è più. Però d'estate, siccome questi bene o male io faccio la tinta in basso, questi vengono su così, vengono giù così, d'estate questi hanno quel guizzo un po'. Ma voi non lo saprete mai perché non mi metterò mai col cellulare a far vedere quanto so figa. Ed è veramente una cosa ardua, capito? Però d'estate mi fa così. Mi hanno detto Erika, perché ho detto io mi devo togliere sto topo dell'Andalusia dalla testa, non lo sopporto più. Mi hanno detto Erika, fai una cosa. Metto amica mia parrucchiera, che tanto lo sa che con me la villa non ce la se la può fare, perché io ci vado una volta, questa volta ogni 2 anni. Con me la villa non se la può fare, mi ha detto Erika, fai una cosa, amore mio. Gli faccio tenerezza, suppongo. Prendi il castano tuo, chiaro, perché il biondo scuro ti fa qua troppo, te si vede troppo rispetto a qua, il castano, bene o male, te uniforma un attimino di più, e te prendi anche un mogano. Mischi so, fai so e scappi fuori Andalusa, sposa, ecco, niente di che, però voglio provare. E sono andata pure all'acqua e sapone perché il mogano non ce l'avevano, c'avevano il ramato. Io scappo arancione come l'altra volta che non mi si poteva guardare. Quindi niente. Allora, ho preso il ketchup, ho preso la maionese e io l'ho presa, però sono intelligente perché io potrei farmela la maionese perché la so fare e non col metodo antico, ma col metodo moderno, inverno. Col metodo dove piove, piove, ed è vero, piove, perché è prevista pioggia, una tragedia. Che vi stavo a dire? Che ho visto una ricetta su internet e non gli avevo dato retta perché era scritta, ma marmellata, piove, ma piove tanto, ha detto, non gli ho dato affidamento perché mi sembrava una stupidata. Io sono i vecchi tipica, maionese al filo a olio, prendi, gira, stai attenta che te impazzisce. Invece ho trovato sta ricetta, ero senza maionese e l'ho fatta. Io vi posso dire una cosa, la devi mangiare in 2 giorni, perché là è tutto fresco fresco che te si impazza, non c'è conservanti, non c'è niente. Ma io vi posso dire una cosa, quanto è buona? Ce lo volete mettere quanto è buona? È una cosa incredibile, quindi la devo fare, però ho comprata perché sono una donna intelligente, quindi l'ho comprata. 31,39, 2 limoni, che per fare ci serve pure, ma io ho anche quelli freschi. Poi 25 centesimi mi sono presa per quelle bestie pelose, manzo, salmone, arimanzo, pollo, salmone, pollo. Perché? Perché adesso vi dico questi diavoli imbalsamati. Allora, loro si mangiano la loro scatoletta con l'umido. Adesso io vi devo dire una cosa. Siamo sotto il periodo del dov'è la gatta? C'ho voglia. Ecco, cioè il periodo dell'accoppiamento. Voi non potete immaginare che cosa mi viene qua. Mi vengono qui dei gatti che sembrano dei profughi di guerra proprio, poverini. Quello zoppo, quello scarnificato, quello felice, che questi per farsi una. Per coprire la gatta, si dimenticano di mangiare e passano tutto il tempo o a aspettare il loro turno o a fa botte che si ammazzini. Il fatto è che poi questi dicono: dove andiamo? Andiamo all'osteria dell'arrembaggio da Erika Marie. E quindi vengono a mangiare da me. Ci stanno certi gatti che io non ho visto manco, non so manco se esistono gatti così. Poverini, mi fanno una pena che non potete capire. C'è i gatti miei terrorizzati perché questi dice ammazza quanto sono brutti, questi ci ammazza tutti. Ma loro devono ben capire che questi ci viene solo per fare per coprire i gatti, le gatte, le mie sono sterilizzate. Tiè, prendetela dove non batte il sole, però quelle dell'altri no. Io non so chi ci sta, ma qui c'è sta tutti i gatti in giro. Quindi tra un po', verso luglio-agosto, qui vedremo altri gattini che vengono, ve lo dice questa pazza, eh? Verso giugno ci saranno i gattini, tanti me li troverò qui, io sono sicura di questo, ma come faccio?
Venite da me, Michele mi ammazza. Allora, che cosa faccio il pomeriggio? Questi, siccome mangia pure quell'altro, il pomeriggio gli prendo un languorino ai miei, che non vi dico, perché questi mangiano una volta al giorno o de sera. Sento che vengono a mangiare, non sono i miei, perché hanno un modo di fare che non lo riconosco come i miei. Sono acuta. Allora prendo questi, i miei, li divido in quattro e do un bocconcino a uno, un bocconcino a una. Potete capire lo scempio. Ma che devo fare? Io non gliela faccio a cacciarli. Se sono cattivi, ce n'è uno cattivissimo, ma proprio cattivo, eh. Si mette addirittura qui sulle scale come per dire: questa è proprietà mia. Eh no, io non sono proprietaria del Niciu, manco Michele è proprietà mia, figurati se può essere proprietà tua, casa mia. Quindi li caccio. Questo lo caccio, però non a malo modo, lo caccio, quindi faccio così, quello va terrorizzato. Pertanto mi viene a mangiare, io, viene sempre qua. Nero bellissimo, pelo lungo. Erika, ti stai più. Ti stai dilungando, Erika, non te se può guardare. Insomma, do mangi a tutti, basta. Chiodi di garofano, perché delle ricette mi richiedono e io non li uso. Bacon in offerta, 1,19 euro, buono. Fare le ricette col bacon, buono. Non tutte, quelle che le richiedono io lo tengo sempre, ma lo congelo perché non è una cosa che uso spesso. Però quando una ricetta me lo richiede mi piace che ci sia. Arrosto de che, de tacchino. 1 euro questo, mortadella spalla cotta per le mie torte, le mie torte salate, ma ci uso pure la mortadella. Sacchetto nero generico ci serve sempre dentro casa. 79 mi sembra queste denocciolate, sono in offerta quelle lì nelle vaschette trasparenti, ma erano più piccole, queste sono più grandi. 2,95 euro stagionato parmigiano più di 15 mesi. Poi qui ci sono venuta, qui c'è stata, le gallette ve le ho fatte vedere, c'è in offerta il pesto alla genovese senza aglio, c'è scritto, eh. Poi c'è l'iceberg, 79 centesimi al chilo, infatti mi ricordo 79 centesimi, e questo 79 centesimi precise paccate. Poi ho preso fagioli e tonno, questi piacciono tanto a Michele, ho preso i cetrioli aromatizzati. In offerta 2,90 mi sembra, questo tonno ondina, io ci faccio il polpettone di tonno, pellicola trasparente per frigo e microonde, i miei inseparabili cracker integrali a 89 centesimi e poi vi volevo far vedere una cosa, all'entrata hanno messo praticamente tutti i box. Cioè, invece di tenerci la frutta, hanno messo tutti i box e li hanno dedicati alle confezioni enormi. Queste vengono da Bari, mi sembra di aver letto. Sì, Bari. Le fragole, 3 euro e qualcosa. 3 euro e qualcosa, 3 euro e 90. Ma queste sono 1 chilo, eh. Queste sono 1 chilo di fragole. Dice Erika, la panna mi sono dimenticata. Siccome sono andata all'Eurospin a prendere i pannoloni del cane, ho preso la panna là. Ma non faccio il video, ho preso due o tre ciaffetti. 1 chilo di. Questo no, non è 1 chilo, questo sa che sono 2 chili, 2 chili di zucchine. E questo qui, questo sempre, non so quanti chili sono, tutta roba nostra di finocchi. E ci sono, c'è il box con le pere, c'è il box con le arance, ma io ho preso queste qua al sanguinello. Sanguinello. Una cosa per un'altra, no, sanguinello. E poi cos'è che c'era sempre in confezione? Un sacco di roba. 18 minuti mi sto contenendo, eh? Mi sto contenendo. Mi sono dedicata al capello in questo video, però l'ho fatto per voi e per me, ma soprattutto per noi. Ecco, e il video quindi è finito. A spesa sdreusa, però ci sono dovuta andare perché volevo piare le crepe. Quindi, come fai? Vai per una cosa e scappi con tutt'altro, però. Ci conveniva. Vi mando un bacio, vi voglio bene. Ciao. Ciao a tutti, ciao.